Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuta alla nuova puntata, abbiamo ospite un duo, Bubble. A questo punto la domanda più spontanea, più semplice: perché questo nome e soprattutto come mai questo nome? Allora, nome Bubbles perché lo dice un po' anche la parola stessa, ricorda una cosa gommosa, una cosa dolce, una cosa rosa, come la gomma da masticare. E noi siamo un po' così, ci piace, ecco, essere sempre sul pezzo e pronti a scoppiare come una gomma da masticare, perché saltiamo da genere a genere e non ci piace, ecco, essere una cosa sola, ma tante insieme. Quindi sì, siamo un po' così, Elastici. elastici, molto elastici come la gomma da masticare. E a questo punto parliamo dell'ultimo singolo, appunto. Come nasce questo disco, questo singolo, ma soprattutto poi alla fine come siete riusciti a ottenere il risultato finale di questa canzone? Allora, inizialmente i Bubbles partono da singoli, ma poi si uniscono grazie alla nostra vocal coach, Ioanna Pezzone della Cuore Musica Academy, e il pezzo nasce grazie alla MM Line Production Records e grazie anche alla nostra manager Maria Totaro. Il brano, appunto, è un brano molto introspettivo, ok, come tutti quelli che facciamo, Si chiama e Funamboli e si chiama Funambula e parla dell'essere in bilico con se stessi, quindi di andare avanti tra un vuoto e un altro e di rialzarsi e di cercare, ecco, quella voce interiore che ti aiuta ad andare avanti. Questo è, ecco, un po' quello che parla sì. Funamboli. E per quanto riguarda l'obiettivo che abbiamo raggiunto, non è l'unico perché ne stiamo ancora covando altri. Infatti, a breve Faremo varcheremo varchi anche, importanti. tra cui andremo ad Area Sanremo, ci stiamo preparando per andare ad Area Sanremo e provare a fare anche X Factor, quindi faremo anche i provini per X Factor. Quindi puntiamo alto, dai, cerchiamo di arrampicarci anche noi come Su questa sì, su fune, che è questa questa vita che fune. noi proviamo il brivido ogni giorno. Nella realizzazione dei testi, il caso vostro è molto più dense rispetto a tanti altri. Come nascono? Prima le parole, nasce un beat, un riff, un qualcosa? Oppure accidentalmente la musica e le parole nascono insieme? Allora, noi principalmente ecco, cantiamo le fatti reali, quindi da un tema che è la depressione, al tema dell'amore, al tema dell'abbandono, al tema del lavoro, a un tema sociale. Quindi ci ispiriamo alla gente, perché comunque anche noi siamo parte, insomma, della gente comune. Però quello che facciamo è cantare, diciamo, queste cose, questi temi in chiave ironica. Quindi ci piace un po' ironizzare qualsiasi contesto abbiamo avanti, da un contesto negativo a un contesto positivo. E quindi, diciamo, il beat dance ci aiuta in questo, a dolcificare un po' il tema e a rendere la cosa un po' più meno carica. Sì, in poche parole, noi i brani che scriviamo nascono prima con le parole. Cioè noi facciamo una melodia, creiamo una melodia in Una testa sorta prima di poesia, diciamo. e sì, prendiamo come punto di riferimento apposta le Tematiche. tematiche di cui vogliamo affrontare nella canzone e poi da lì creiamo una melodia e tramite la melodia poi inseriamo le parole. Tante volte escono direttamente le parole, quindi magari con la melodia stessa escono le parole e poi da lì noi magari riusciamo anche a modificare la melodia. Però il nostro segreto qual è? Quello di In scrivere le canzoni in macchina. macchina, perché noi scriviamo le canzoni in macchina, girando, 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 quindi le canzoni ci vengono anche tanto, perché penso a tutti i Penso che litri di sia. benzina che abbiamo sprecato nel senso buono. Però sì, noi scriviamo in macchina perché solamente, ecco, Ti distrae, cioè sì, la guida a delle distrae la velocità mente. abbiamo delle intuizioni, delle idee, e quindi, ecco, se scriviamo in macchina e non scendiamo affinché non Non è finito il siamo, brano, esatto, ma non siamo tante volte soddisfatti.
Beh, una stesura di testi abbastanza costosa, visto che la benzina costa cara. Ma voi scrivete in macchina, Mr. Rain scrive quando piove, ma una persona che scrive normalmente senza avere tanti complessi, non? E non è artista, penso. Una persona che scrive normalmente non Alla so. fine ognuno ha una musa, no? Come Mr. Rain alla pioggia, noi abbiamo la macchina, i limiti di velocità, i chilometri, insomma, ognuno ha la sua. Beh, voi c'avete comunque, siete di Roma, quindi il GRA lo potete circolare tantissimo. E il GRA, perché l'abbreviamo, ma tutti capiscono che cos'è, quindi ha voglia di camminare in questa cosa. E abbiamo visto un video musicale, alcune immagini stanno scorrendo, ma questo video musicale è molto colorato, tanto gioviale, tanto riflessivo alla fine, con tutti questi colori. E appunto è introspettivo anche il video. Cioè, Davvero. noi quando vogliamo rappresentare i Bubbles non lo facciamo solo nelle canzoni, lo facciamo anche magari con te in questo momento, lo facciamo nella vita reale, lo facciamo nel video, lo Noi siamo facciamo così, così sempre. proprio. Cioè, nel senso, noi non ci nascondiamo solo dietro una canzone, noi vogliamo mostrarci al mondo per quello che siamo Se realmente. vogliamo vivere la canzone, il video rappresenta proprio questo. Il fatto che poi ci siano dei bambini è perché comunque la canzone tramanda questo messaggio, quindi ascoltare una parte interiore di noi che può essere quella di un bambino, no? Magari della nostra infanzia. Perché poi, dopo tutto, dentro di noi abbiamo tutti un bambino che sta in attesa, no? Di essere ascoltato. E quindi poi quei due bambini saremmo noi Cioè, due. rappresentano noi stessi da piccolini che nella canzone Ci appunto aiutano a ci fare aiutano chiarezza e a chiarezza. ritrovare equilibrio. Proprio perché la canzone parla di questo, nel trovare equilibrio e dell'essere funambolo, no? Un po', in tutto. E vi abbiamo avuto ospiti nelle Marche ultimamente per Marche Incanto, e che avete presentato poi la canzone Bubble, che corrispondeva dello stesso nome del gruppo. Esattamente, Sì. quella è la nostra prima canzone e abbiamo portato quella canzone in alto perché è un nostro, no, cavallo di battaglia, però è con quello con cui entriamo, con le persone che ci È un riconoscono biglietto da subito. È un visita, biglietto da sì. visita il nostro brano. Quindi più che ecco, una canzone introspettiva è più una canzone che definisce chi Chi siamo, siamo? perché racconta di noi. E perché siamo così colorati, perché magari ecco, questo nome può un po' ricordare delle bolle, no? Infatti tanta gente delle volte si sbaglia pure, scrive buble, invece noi Invece Bubbles, B-A-B-O-L-S. Bubbles. Come si Ah, pronuncia, si scrive? quindi non è il giochetto delle palline. No, No. esatto. No, no, no. Ecco perché molta gente si sbaglia e gioca soltanto direttamente con il giochetto. Non vi ascolta. Quindi bisogna ricordare Esatto, che il nome è sbagliato. esatto. Però anche abbiamo visto che ci sono altri singoli che sono usciti, poi esatto, ma in fondo il cartone animato, le fiabe, Alice, è compresa anche. Poetino, ti senti un po' più Alice? O vi sentite un po' più Alice? Beh, sì, effettivamente sì. Ci sentiamo Alice perché penso un po' a tutti siamo Alice, quindi cerchiamo ecco, di ritrovarci in questo paese delle meraviglie e di scovare e poi portare su le cose più belle. Perché dopo tutto Alice cade in questo buco che può essere La vita, i la vita, problemi. problemi, depressione, qualsiasi tipo di ecco, tematica che dicevamo poco fa. Però, appunto, come il nostro inedito Funamboli dice, bisogna sempre arrampicarsi, rimanere in bilico E scegliere poi la retta via. esatto, la cosa più giusta da fare. E invece suonare dal vivo quando si sale sul palco, inizialmente c'è un pubblico sotto che è silenzioso, ma poi quando partono le prime note, quando parte la musica che è coinvolgente, questo pubblico che si anima sotto e vi manda quell'energia, voi nonostante che non li vedete, però li sentite questa energia, quale sensazione provate in quel caso? È bellissimo perché capiamo che stiamo facendo qualcosa di bello, che ci sono tante persone che in quel momento
sono contenti, magari ecco che stanno vivendo un brivido insieme a noi e quindi penso che quella è la cosa più bella, ma soprattutto penso ecco quello di scrivere qualcosa di tuo e di poterlo far sentire a chi non ti conosce. E quando qualcuno dall'altra parte riesce a fermarsi solo per un secondo, rimane magari con la bocca aperta o sta lì soltanto a guardarti, ti ascolta e tu sei lì che stai facendo il tuo percorso e dici sto facendo la cosa giusta, perché nel momento in cui ti faccio rimanere a bocca aperta vuol dire che la Che abbiamo strada che stiamo risvegliato anche il percorrendo, bambino che è dentro ognuno di esatto. noi, perché noi ricordiamo un po' magari una cosa molto aerea, molto fantasy, no? Con i nostri colori, eccetera. Quindi è proprio quello il discorso, cioè a noi piace risvegliare il bambino che è dentro ognuno di noi, quindi colorato, vivace, impulsivo, ballerino, e quindi siamo come due bambini. Li richiamo anche come due bambini, però Facciamo pace come due facciamo bambini. pace come due bambini, ci regaliamo le caramelle. E sì, siamo così. E poi quando scendete dal palco che incontrate le persone, oltre a farvi complimenti, soprattutto a lei che per quanto riguarda la bellezza, ma soprattutto della bravura delle canzoni, ma vi fanno domande particolari oppure si rappresentano, ti dicono in quella frase mi è piaciuta perché mi sono rivisto, oppure a sognate che qualcuno vi ponga questa domanda. Allora, qualcuno ci ha fatto dei complimenti soprattutto perché ci dice siamo bravissimi, rispecchiamo quello che vogliamo dire oltre quello che già c'è, perché comunque sia, noi ci sentiamo differenti da quello che c'è al momento, okay? A livello di musicale parlo, che non c'è niente che possa rappresentare quello che vogliamo dare noi al mondo musicale. Sì, siamo diciamo una cosa innovativa, ma non perché ecco, siamo noi, perché anche riscontrandoci anche con gli altri cantanti, altri artisti, al momento vediamo che siamo gli unici che stanno mandando questo messaggio. A parte Cristina D'Avena, che penso che Ci ha rubato. si avvicina molto al nostro stile. Però sì, è capitato che ci hanno fermato anche persone, insomma, di un certo livello musicale, ed è lì forse che capisci che stai facendo qualcosa di bello quando qualcuno ecco, più affermato ti ferma e ti dice bravo, ti dà una pacca sulla spalla, O magari oppure ti dice proprio durante fai un live e ti riferma e dice guarda, avete fatto avete proprio uno show. Cioè, spaccato. siete stati gli unici a fare uno show e tu fai ok, basta. Anche se non succede niente, questo è un bellissimo, è una cosa che ti riempie dentro. Selfie ve l'hanno chiesti? Come? Selfie ve l'hanno chiesti, selfie. Sì, Sì. da parte di bambini, da parte di adulti, mamme, che Mamme, magari dicono oh, devo fare la nonne. foto, sì, Sì. nonne. Perché Comunque sia, io penso diamo che allegria. ci vedo un po' come, infatti questo colore ci rispecchia. Visto la zanzara, no, com'era quella cosa delle zanzare, quella luce Che al attrae, neon. sì, la luce al neon che Tipo visto attrae. la luce al neon delle zanzare che vanno lì uguali, noi abbiamo questo colore proprio quasi simile, Le no? attraiamo tutti Sì, quanti. quella luce ultravioletta, sembriamo proprio quella lampada e tutti che zzz, magari ecco ci vengono incontro, perché in qualche modo sono attratti. Poi noi non capiamo se la gente ecco, vuole farsi la foto perché dice oh, mi faccio la foto con questi due, magari un domani me la rivendo, oppure voglio, che ne so, mi faccio una foto con loro due perché mi sono piaciuti, li voglio seguire. Però vabbè, qualsiasi fosse il motivo, a noi sta bene lo stesso. E a questo punto, se avessimo dimenticato qualcosa di particolare sui Bubbles, che cosa avremmo dimenticato? Domanda complessa. Seguirci, Sì, penso. di seguirci comunque sia sui social, perché ci saranno tantissime novità e quindi. E vogliamo essere ecco, più popolati possibili da persone che si sentono come noi. E che vogliono magari E scoprire il nostro mondo anche, esatto. chi magari vuole vedere cosa facciamo realmente può farlo tranquillamente. Sì, quindi è un invito a tutti di seguirci. A parte sui nostri account social che sono Instagram, Instagram, Facebook e anche su TikTok. scritto sempre BABOLS, BOLS. Bubbles, e niente, che ci siamo dimenticati di dire che noi siamo qua e siamo super pronti per spaccare, di scoppiare come una gomma da masticare, e speriamo ecco che starete tanti a seguirci perché abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di un pubblico che ci E ascolti che e ci possa che, amare sì, che anche ci possa amare e che si possa rispecchiare in quello proprio che in quello facciamo. che facciamo, in quello che siamo. Via.
Visto che nelle vostre canzoni parlate di cartoni, vi sentite un po' nerd? Cioè, parlate comunque a livello. Allora, le nostre canzoni parlano di tutto Sì, e sì. hanno quella fascia, diciamo, un po' cartoon, perché sì, nel senso poi il discorso di prima, no? Che cerchiamo di risvegliare il bambino che è noi, quindi il fatto che il bambino rispecchia il cartone animato è un po', diciamo, quasi meccanica, no? Come cosa. Però sì, un po' nerd lo siamo, sì, perché siamo amanti di videogiochi, di serie TV, anime, insomma. Siamo amanti di tutto, cioè non ci facciamo mancare niente. Siamo molto appassionati di film, di colonne sonore. Infatti, una cosa che ci ha accomunato fin da subito sono proprio state le colonne sonore, perché comunque sia veniamo da due mondi differenti nello stile, che uniti però ci ha raffigurato così. Però la prima cosa che ci ha unito proprio sono le colonne sonore dei film. Cioè, noi quando sentiamo una colonna sonora piaceva più un tipo di colonna sonora di un film che magari di una canzone che poteva passare per radio. Sì, diciamo che Quindi. quando ci siamo incontrati ci siamo accomunati principalmente per questo, perché in macchina abbiamo cominciato a sentire colonne sonore di Tarantino, Il Signore degli Anelli, insomma, tanta roba, Ennio Morricone, quindi non veniamo proprio da un mondo dance dance, partiamo da una cosa molto, Più vasta, sì, più molto ampia, Hollywood, più complessa anche, sì, diciamo. più orchestrale Sì. che dance, sì. Vabbè, allora ragazzi, io noi vi facciamo i complimenti, ci diamo appuntamento per la prima uscita del primo disco in formato fisico, perché il bello del fisico non si dimentica mai. E a questo punto ci manca solo una piccola cosa, i saluti finali. Oh, perfetto. Ok, li fai tu, facciamo Facciamo insieme. insieme. Ok, allora vi salutiamo tutti quanti e le nostre porte sono aperte, quindi venite a trovarci nel nostro mondo e continuate ad ascoltarci e un saluto dai. Bubbles, ciao. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.